Buongiorno e benvenuti sul mio canale, canale Cose di Tosca. Inizio sempre con i ringraziamenti, grazie che state facendo crescere il canale, grazie, grazie veramente di cuore a tutti quanti voi. E come vedete andiamo avanti con le nostre tecniche e con le nostre decorazioni di vario tipo. Oggi vi voglio parlare di decorazione in grafito a fumo. Che cos'è la decorazione in grafito a fumo? Praticamente dobbiamo annerire con la candela il nostro oggetto e poi su questo oggetto andare a graffiare, a togliere il colore con un corpo contundente che possono essere degli stuzzicadenti, che possono essere tranquillamente anche dei chiodi, degli aggeggi contundenti, togliamo un pochino di colore. Ora vi faccio giusto vedere, ho lasciato qui appunto questo puntino bianco, vado a innerirlo. Quindi che cosa vi serve per questa tecnica? Vi serve una candela, quindi eccola qui la nostra candela, e ora andiamo ad annerire il pezzettino che ci manca. Lo passiamo sulla candela. Il lavoro più lungo è questo qui. Una volta che voi avete fatto questo lavoro, avete annerito il vostro pezzo, poi andate spediti. Diciamo che una decina di minuti vi ci vuole per annerire il pezzo. È una tecnica antichissima. Infatti, si trova nelle grotte preistoriche, è una tecnica antichissima il grafito, quindi non ci siamo inventati proprio niente, d'altra parte così, non ci si inventa niente. Bene, ora andiamo avanti con il lavoro, così vi faccio vedere che cosa vado a fare. Metto la mia piastrella in modo che voi la vediate bene, ecco, e come vi ho detto, andiamo a incidere con un corpo contundente. Cosa vogliamo fare? Io, visto che le rose ci vengono molto facili, andiamo a fare delle rose, quindi vado a farmi il cuore della rosa. Come abbiamo sempre fatto, io adopero sempre le stesse tecniche su un qualunque oggetto, sia in acrilico che acquerello che stoffa, adopero sempre le stesse tecniche. Ora abbiamo adoperato un corpo contundente e ora invece vado a prendere un batuffolino di carta e vado a farmi i pettali. Ed ecco qui la nostra rosa. Ne facciamo un'altra da questa parte. Ed ecco l'altra rosa. Adesso facciamo un piccolo bocciolo qui in alto. E ora andiamo a crearci un po' di foglie. Thank you.
Ed ecco il nostro lavoro. Adesso con lo stuzzicadenti andiamo semplicemente a farci un po' di congiunzioni. Come avete visto, abbiamo lavorato e ora firmiamo Tosca. Adesso cosa accade? Che se vi piace il vostro lavoro, se vi soddisfa, lo andrete a spruzzare semplicemente con un colore acrilico, di un protettore acrilico. Se invece non vi piace, non fate altro che lavarlo, cioè non accade nient'altro, lo lavate e basta e togliete il colore ed è fatta. Abbiamo lavorato praticamente, come vi ho detto all'inizio del tutorial, decorazione in grafito a fumo. Abbiamo affumicato la nostra piastrella e poi abbiamo fatto venire fuori le rose con un pezzettino di carta e dello stuzzicadenti. Praticamente ho graffiato, ho tolto il fumo, ho tolto il colore. Vi piacciono le mie cose? Perfetto! Allora continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca, e alla prossima. Ciao ciao!